Prende ora la parola il Presidente del Consiglio Enrico Letta. Vi ringrazio innanzitutto di questa accoglienza così calorosa, vi ringrazio anche e soprattutto di questa occasione, che è un'occasione che voglio utilizzare per fare insieme una riflessione che risponda alle domande che Emilia Guarnieri e Giorgio Vittadini, che voglio ringraziare calorosamente per la passione che mettono nel loro impegno, sull'Italia e sull'Europa, sul momento che stiamo vivendo. Due anni fa, di questi giorni, era il 21 di agosto, era un po' più tardi, era il 21 di agosto, eravamo qui e a quel tavolo c'erano Emilia, c'era Giorgio, però c'eravamo anche io e Maurizio Lupi. E eravamo a questo tavolo insieme tutti perché ascoltavamo un intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che apriva i lavori del meeting di due anni fa. E era un'estate complicata. La crisi cominciava a mordere dal punto di vista economico, sociale, ma soprattutto si aveva la percezione che l'Europa non trovava le soluzioni rispetto a questa crisi. E quel discorso del Presidente Napolitano, molti di voi che erano lì se lo ricorderanno, lo ascoltammo e man mano che parlava ci rendemmo conto che non era un discorso normale, non era una giornata normale. Stavamo vivendo una giornata che ha cambiato la storia del nostro Paese, perché così è stato. Da quel discorso, da quel richiamo alle istituzioni, alla politica, agli uomini di buona volontà, parlate il linguaggio della verità, che fece il Presidente Napolitano, è cominciato un cambiamento per il nostro Paese. Vi confesso che mai avrei immaginato due anni fa di pensare che due anni dopo ci saremmo trovati qui insieme in una condizione così diversa. Ma il cambiamento è cominciato allora, qui, con quel discorso al meeting, e il Presidente Napolitano è talmente convinto di questo che non soltanto lo ha richiamato nel saluto che ci ha fatto adesso, ma voglio ricordare quanto sia stato importante il fatto che abbia citato nel discorso con il quale ha accettato un qualche cosa di straordinario, la rielezione al settennato, esattamente il discorso fatto qui due anni fa. E quel parlate il linguaggio della verità. Ma se allora dobbiamo ricollegarci a quel discorso di due anni fa, è un ricollegarci che per certi versi colpisce per tante particolarità, per tanti casi. Abbiamo letto tutti sui giornali in questi giorni, in quei giorni nel 2011 saliva prepotentemente lo spread, sembrava che fosse la fine del mondo. Oggi, in queste ultime giornate, lo spread, i tassi di interesse del nostro Paese sono tornati indietro a prima di quel momento così drammatico, dandoci la sensazione che questi due anni un percorso doloroso e faticoso si è compiuto, ma è un percorso nel quale, se non parliamo il linguaggio della verità, non ne cogliamo i punti essenziali. Il primo, sull'Italia, ma come vedrete nella parte che dedicherò all'Europa, anche sull'Europa. Non hanno funzionato né la politica né le regole istituzionali. Non ha funzionato il sistema di regole che abbiamo. Non ha funzionato. Abbiamo un sistema di regole che non funzionano, di regole per la politica, per le istituzioni. E allora io penso che se dobbiamo parlarci il linguaggio della verità dobbiamo dire che adesso abbiamo una grande occasione. E da qui, visto che siamo alla ripresa, la procedura di urgenza che la Camera dei Deputati ha dato perché dal 1° settembre si cominci in Commissione a discutere con urgenza il cambiamento, a mio avviso, più urgente che ci sia,
il cambiamento della legge elettorale, cambiare una legge elettorale che così com'è non funziona, una legge elettorale che consenta quella nuova che a ottobre, io penso, la Camera dovrà approvare, che consenta a ognuno di noi di scegliere i propri rappresentanti e quindi consenta al cittadino arbitro, al cittadino di tornare arbitro. Cito una frase di un illustre romagnolo, che era Roberto Ruffilli, che la furia omicida delle Brigate Rosse 25 anni fa uccise, usava quel termine. Il cittadino deve tornare a diventare arbitro. Una legge elettorale che consenta di nuovo al cittadino di essere arbitro. E poi le riforme della politica, il finanziamento pubblico dei partiti che il governo ha approvato e che la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica devono approvare, la riforma con l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, il cambiamento che porti ai cittadini il potere di dare privatamente, con un incentivo pubblico, il loro finanziamento se lo vogliono, e le altre riforme costituzionali che sono necessarie. Riforme che consentano il ricambio e riforme che consentano una democrazia efficiente e una capacità decisionale che purtroppo oggi manca. Linguaggio della verità vuol dire che non possiamo far finta che a febbraio alle elezioni politiche non sia successo nulla. È successo un terremoto che soltanto un atteggiamento superficiale non riconosce. Un terremoto che ha riguardato tutte le forze politiche, un terremoto che ha cambiato il modo di essere dei cittadini italiani, che hanno scelto un voto molto particolare rispetto alla tradizione politica italiana, ma rispetto al quale non possiamo chiudere gli occhi, dobbiamo dare delle risposte, perché quel voto è stata l'ultima richiesta al sistema politico di cambiare. Quel cambiamento riguarda tutti, riguarda noi. In primis a quel cambiamento non possiamo essere sordi, perché le istituzioni e la politica, lo dirò in seguito, sono l'unico modo per rispondere alle pressanti richieste che per bocca di Giorgio Vittadini venivano fatte prima. E allora la politica. Noi dobbiamo, contro la sovrastruttura e l'ideologia del conflitto permanente, far vincere la logica e la forza fecondatrice dell'incontro. L'incontro vince sul conflitto, sempre. E l'incontro... I professionisti del conflitto vogliono coprire il loro vuoto di valori e di idee con il conflitto permanente. I professionisti del conflitto vogliono tener viva la rendita di posizione che consente il conflitto permanente. Tutto deve essere coperto dal conflitto, perché il conflitto scusa tutto e consente tutto. Copre il merito dei problemi, si possono non affrontare, tanto conta il nemico, l'andare contro il nemico. Copre con una fitta inestricabile nebbia il merito dei problemi, perché alla fine le persone non capiscano e si occupino soltanto dello scontro tra l'amico e il nemico. La base totalizzante del proprio messaggio politico è la paura che vinca l'altro o la superiorità morale propria, vuol dire che in quel momento si sta abusando della buona fede delle persone, perché alle persone bisogna parlare il linguaggio della verità, delle cose, delle riforme da fare, non bisogna dire votami perché se no vince l'altro. L'Italia per troppi anni ha avuto una politica che ha finito per essere ricompresa dentro queste categorie. E i problemi sono rimasti al lato, irrisolti. L'incontro, lo voglio dire qui con grande chiarezza perché non voglio essere frainteso su questo punto, l'incontro non è l'annullamento della propria identità.
L'incontro non vuol dire che le differenze e le identità scompaiono. L'incontro fa paura soltanto a chi è incerto della propria identità e dei propri valori. E la forza dell'incontro è proprio legata a identità sicure, solide, che non hanno bisogno del parlare male dell'altro per essere convincenti. Sono sicure, solide, non si rinchiudono in se stesse, perché alle volte ci può essere anche un dialogo tra sordi. Non è questo il punto. Ma l'identità solida non ha paura dell'incontro e agli italiani va detto, con il linguaggio della verità a cui facevo riferimento prima, che si è convincenti se si presenta una visione credibile, se si realizzano passo passo, al tempo giusto, i punti qualificanti di quella visione. Non si è convincenti se si chiede il consenso soltanto per evitare che arrivi il nemico. Questo è un modo di far politica che non mi appartiene, non ci appartiene, è il modo di far politica che ha fatto male all'Italia in tutti questi anni. È prevalsa negli anni un'idea di società e di corpo elettorale che, nella quale prevalendo il confronto finisce per dare il via purtroppo a una caratteristica tradizionale del nostro paese. Noi siamo il paese dei Guelfi e dei Ghibellini, siamo il paese del municipalismo spinto, il tutti contro tutti, è facile, basta buttare il fiammifero nella stoppa e il tutti contro tutti attecchisce. E allora in questo senso l'emergenza uomo al centro del meeting quest'anno, la centralità dell'uomo e della persona. Ho ripreso un passaggio che a tutti noto, forse uno dei passaggi più forti, so che era uno dei passaggi che piaceva di più a Don Giussani, il Salmo VIII. Il Salmo VIII è quello che Paolo VI nel 1969 consegnò agli astronauti che andavano sulla Luna. Quel Salmo VIII, mi è venuto in mente il colloquio che ho avuto col nostro astronauta Luca Parmitano, che in questo momento non so in quale parte dello spazio è, che però voglio salutare perché fa forte il nostro paese, fa forte la nostra scienza. Il Salmo VIII che dice: se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, cos'è mai l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Ognuno di noi è una diversità irripetibile, ed è questa la bellezza del creato, irripetibile. Non c'è nessuno di noi uguale all'altro. È un concetto assolutamente banale, quando però ognuno di noi ci pensa a questo fatto, da qui nasce tutto. Ognuno di noi è portatore di una diversità irripetibile. Nessuno per questo motivo ha diritto di buttarsi via. E allo stesso tempo le istituzioni, la comunità, noi abbiamo il dovere, prima di ogni altra cosa, di dare ad ognuno la possibilità di valorizzare il proprio talento, perché ognuno ha una missione unica e irripetibile nella vita. Penso al ruolo dell'istruzione, che so essere uno dei problemi del nostro paese perché negli ultimi anni è stato uno dei temi più bistrattati. Il lavoro degli insegnanti, il ruolo degli studenti, il lavoro di tutti coloro che ruotano attorno al mondo dell'istruzione. Quanto è fondamentale, quanto dovrà essere e quanto è già fondamentale nei programmi che mettiamo in campo. Penso al primo finanziamento dopo molto tempo per i programmi di edilizia scolastica, le nostre scuole che stanno venendo giù, che è uno dei fatti di questi 100 giorni. Penso alla necessità su questo tema di un cambio di passo che è assolutamente essenziale. Allora
una comunità nazionale vince se ognuno è consapevole della propria missione, di quanto la propria missione è fondamentale e irripetibile. E se rovesciamo questa logica, al centro sta la persona, la famiglia, poi c'è lo Stato che aiuta, organizza, agevola. E allora, se è così, la sussidiarietà che noi dobbiamo rimettere al centro delle nostre politiche, che stiamo rimettendo al centro delle nostre politiche. Io vi invito a considerare il fatto che martedì prossimo entra in vigore, senza altri decreti attuativi, senza niente di cui ci sia ancora bisogno, uno dei principali provvedimenti del decreto del fare, che è importante nel merito, ma è importante anche e soprattutto nell'indicazione che dà. È la logica per la quale la burocrazia non prevale sull'uomo e sulla persona. È la logica per la quale, se hai diritto, tu cittadino, a un documento, a una risposta, entro un dato numero di giorni, se quella non ti arriva, lo Stato deve pagare per la propria inadempienza. È la centralità del cittadino. Che noi vogliamo mettere al centro di politiche che hanno visto troppe volte in questi anni invece la spesa pubblica crescere, le tasse aumentare e l'inefficienza dei servizi prosperare. Esattamente l'opposto di quello che dovrà capitare. Le tasse dovranno scendere nel modo giusto in cui si potrà fare, le spese dovranno essere contenute e soprattutto il cittadino dovrà essere al centro, come anche sul tema, parlo delle imprese in questo momento, del pagamento di quello sconcio del nostro Paese, cioè i crediti che la pubblica amministrazione non riusciva a pagare alle imprese che vantavano crediti nei suoi confronti, che è uno dei temi che oggi si sta affrontando e si affronterà con ancora più forza in autunno. E allora, dicevo prima, ognuno ha la sua missione, ognuno è irripetibile e io sento profondamente, sono molto grato a Emilia Guarnieri per la citazione di quel senso del limite, di quel Davide e Golia. Io lo sento profondamente per quello che mi riguarda, il senso del limite. Ma so oggi anche che personalmente, non l'ho cercata, ma personalmente ho una missione. E questa missione è rendere conto della speranza di un'Italia che vuole uscire dalla crisi e soprattutto di un'Italia che sa che si può uscire dalla crisi. E io voglio rendere conto di questa speranza, non voglio minimamente che nessuno interrompa questo percorso di speranza che abbiamo cominciato. E so che l'uscita dalla crisi è a portata di mano, è possibile. È possibile a seconda di cosa facciamo noi. Se guardiamo il futuro, usciremo dalla crisi. Se ci fermiamo con la testa rivolta sempre al nostro passato, non usciremo dalla crisi. Guardiamo il futuro ci porta alle risposte se noi ci mettiamo d'impegno, come siamo in grado di fare, per uscire da una crisi che è stata terribile. È terribile. Io sono convinto che in questo momento è importante dirlo con grande forza. Gli italiani puniranno tutti coloro che anteporranno interessi personali e di parte rispetto all'interesse comune, che è quello dell'uscita dalla crisi. E il linguaggio della verità cosa vuol dire se lo applichiamo al tema dell'Europa? Innanzitutto sul fatto che noi siamo convinti che la nostra identità è basata sui valori dell'Europa e che quei valori possono ancora influenzare il mondo in modo positivo, come lo hanno già fatto in passato. La centralità della persona, la centralità dei diritti della persona, il ruolo sociale della famiglia, i diritti, il rispetto dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, il ruolo della cultura,
anche questo un tema che abbiamo cominciato a riprendere dagli scantinati nel quale era finito nel nostro paese, che è solo un inizio, dovrà essere il centro delle politiche di sviluppo del nostro paese, e la democrazia sostanziale, perché tanti sono paesi democratici al mondo, ma il problema è la democrazia sostanziale, la tutela dei diritti umani, tutti i valori che noi decliniamo in Europa con una forza della quale dobbiamo essere fieri, che fa parte della nostra identità. Solo se l'Europa si unisce davvero in un mondo che è cambiato, lo diceva Giorgio prima, solo se l'Europa riesce davvero ad avvicinarsi ai cittadini, a essere efficace, a risolvere problemi e a non crearne, riusciremo noi italiani e noi europei a non essere marginali, come i numeri suggerirebbero. Noi siamo un'area geografica piccola, con all'incirca 500 milioni di abitanti. Il mondo, se lo guardiamo, quanto è più grande, quanto è più vasto, quanto, se facciamo soltanto una logica di dimensioni e di muscoli, noi siamo incapaci di giocare un ruolo, saremo incapaci di giocare il ruolo che invece abbiamo giocato nel passato e che, sono convinto, saremo in grado di giocare nel futuro. Eppure l'Europa è stato il cuore della crisi. 5 anni in cui tutti a dire la crisi dell'Europa, la crisi dell'euro. Tutti a dare la colpa a noi europei della crisi, della recessione globale che c'è stata. Una crisi che non è nata in Europa, una crisi che è nata nella finanza americana, ma noi siamo sembrati i colpevoli di questa crisi. E perché? Perché gli altri sono usciti dalla crisi, gli Stati Uniti sono usciti dalla crisi, stanno uscendo dalla crisi. Noi, la nostra incapacità di uscirne ha portato alla recessione globale. Allora, quest'ultima parte della mia riflessione la voglio rivolgere proprio al tema dell'anno prossimo, il 2014. Il 2014 può essere l'anno del nuovo inizio dell'Europa. Sarà un anno cruciale per l'Europa, il 2014. Intanto perché si voterà. E si voterà un Parlamento europeo in cui ci giochiamo molto. Se continuiamo con un'Europa che non dà risposte, o dà le risposte sbagliate, il prossimo Parlamento europeo rischia di essere il più anti-europeo Parlamento europeo della storia europea. Se viceversa ci muoviamo sulla strada che la mostra, che invito tutti a visitare perché è veramente bella, interessante, ben fatta, ci traccia, noi abbiamo le condizioni perché l'anno prossimo sia l'anno del nuovo inizio, un nuovo inizio europeo, che parta innanzitutto dalla consapevolezza del successo della storia europea. Un primo elemento di questa consapevolezza l'ha citato Vittadini prima, lo voglio ripetere, ma ci rendiamo conto del fatto che oggi la presidenza semestrale dell'Europa è tenuta e guidata da un paese che 13 anni fa era Unione Sovietica, la Lituania, un paese che noi avremmo considerato l'altro, non noi, avremmo detto loro. Oggi diciamo noi, e oggi la nostra guida, il noi, è dato da un paese così. Il successo di quest'ultimo anno, l'Europa è storia di successo perché attrae. Il 1° luglio di quest'anno è entrato il 28° paese nell'Unione Europea, è entrata la Croazia. Il 1° gennaio... entrerà il 18° paese nell'euro, la Lettonia, un altro paese che 13 anni fa era Unione Sovietica. All'ultimo Consiglio europeo abbiamo dato inizio ai negoziati per l'adesione della Serbia, Belgrado. Come si può dire che Belgrado non è il cuore dell'Europa, che Belgrado non è Europa? Tutta la storia ce lo dice che Belgrado è Europa. Consapevolezza di una storia di successo, consapevolezza anche però di una storia
che questo successo deve meritarselo, capace cioè di assumersi le proprie responsabilità. Nel mondo c'è bisogno oggi di un'Europa capace di assumersi le proprie responsabilità. Penso alle immagini che ci arrivano dal martoriato Egitto. Non possiamo essere fermi e silenti rispetto a quello che sta accadendo. Non è possibile. Il dramma dei giorni nostri, in cui si vedono quelle immagini e si discute sui tour operator e sugli italiani o gli europei in vacanza o non in vacanza nelle località turistiche del Mar Rosso. La contraddizione di un tempo che mette insieme con immagini così contrastanti e contraddittorie. Ma se io penso a cosa vuol dire un'Europa che sia capace di assumersi responsabilità, non posso non dimenticare, l'hanno citato il presidente Napolitano prima nel suo videomessaggio e l'ha citato anche Giorgio Vittadini. Se da qui si va all'aeroporto di Rimini e si prende un aereo, in 50 minuti, forse un'ora, si può arrivare a Sarajevo, si arriva a Vukovar, si arriva a Mostar, si arriva a Srebrenica, luoghi che non più tardi di 15 anni fa sono stati i luoghi, 17 anni fa, 18 anni fa, della vergogna di un'Europa che ci ha messo anni ad affrontare dentro il suo territorio e la sua anima uno dei più terribili conflitti etnici che sia mai accaduto. Mai più, questo dobbiamo dirlo con grande forza, mai più quella vergogna, vergogna accaduta per colpa anche della nostra incapacità di decidere. Mai più quella vergogna. Un'Europa capace di assumersi responsabilità nel mondo. Come? Innanzitutto un'Europa capace di decidere. Tante volte mi è venuto in mente questo paragone, che lo so benissimo che ai puristi del diritto internazionale, così come del diritto costituzionale, può sembrare un paragone debole, superficiale. Secondo me non lo è. La crisi è cominciata negli Stati Uniti, la crisi finanziaria. Lì ci hanno messo poco tempo per decidere e uscire da quella crisi. Il virus è arrivato da noi, è entrato in circolo e non eravamo capaci di uscirne. C'entra la politica, c'entrano le istituzioni. Io penso a che cosa sarebbe accaduto della politica americana se avessero avuto le nostre regole europee per decidere. Penso cosa sarebbe accaduto a loro se per decidere avessero dovuto mettere insieme tutti i governatori di tutti gli stati, dei 50 stati americani, con i loro rispettivi parlamenti, decidere tutti all'unanimità trattati da far votare nei loro parlamenti con le loro corti costituzionali che dovevano poi tutte le corti costituzionali decidere. Non ci sarebbero riusciti, molto semplicemente. Ci sono riusciti perché lì c'è stato un presidente, un Parlamento e una banca centrale che si sono assunti, questi tre soggetti, la responsabilità di prendere delle decisioni nel tempo giusto, l'hanno fatto, hanno deciso, sono usciti dalla crisi. Ci sono voluti 30 vertici europei, 30 vertici europei, con conferenze stampa, annunci, riunioni preparatorie, sigle. L'Europa oggi ha istituzioni che non consentono di decidere ed è assolutamente necessario cambiarle e non si può non andare verso quella direzione, a partire dal fatto che queste istituzioni devono essere legate ai cittadini, perché sennò accade quello che è accaduto in Grecia, dove i cittadini hanno votato un Parlamento, quel Parlamento ha preso delle decisioni, non andavano bene. Da sopra altri hanno preso decisioni che hanno rovesciato quel Parlamento e i cittadini hanno chiesto cosa conta il nostro voto. La sovranità popolare, la democrazia, che cos'è?
Sono stato ad Atene qualche giorno fa per testimoniare il fatto che la crisi è cominciata lì e lì va risolta, perché l'Europa è nata lì. Europa, nel mito greco, è nata lì ed era una principessa fenicia, tra l'altro, quindi potremmo dire che era extracomunitaria, perché quindi l'Europa è extracomunitaria. Forse anche la visita di Papa Francesco a Lampedusa la capiamo da un altro punto di vista. E la necessità quindi, proprio per questi motivi, di avere oggi un'Europa capace di decidere, ma allo stesso tempo un'Europa che così com'è non va, perché non è applicata la sussidiarietà, perché le istituzioni sono fredde, sfociano nella burocrazia, nel burocraticismo, non ci consentono oggi di quell'Europa che parli ai cittadini, risolva i loro problemi e sia in grado di essere vista, come abbiamo tentato all'ultimo vertice europeo. Perché quella battaglia sulla disoccupazione giovanile, con i risultati che sono venuti, che dovremo applicare e dovremo continuare, perché il tema dei giovani, del ruolo dei giovani, è un tema centrale e essenziale. Ma perché non si può far sì che i vertici europei parlino di sigle astratte che non si capiscono, che sono incomprensibili, e non parlino dei problemi dei cittadini. La necessità quindi di far sì che si parli di sviluppo, di lavoro, un'Europa che parli di lavoro, che crei lavoro, che aiuti a creare lavoro, accanto al rigore nei conti pubblici, che c'è, ci vuole, perché nessuno di noi vuol fare debiti. Abbiamo imparato nel passato, fare debiti e fare deficit vuol dire scaricare sui nostri figli, e siccome nessuno di noi nella sua famiglia farà mai di scaricare i propri debiti sui propri figli, perché lo dobbiamo fare tutti insieme come paese, come nazione? È una promessa che dobbiamo farci, che io mi sono fatto con me stesso il giorno che ho cominciato, il 29 aprile. Tutto ciò che faremo lo faremo senza fare nuovi debiti, perché le difficoltà dell'Italia di oggi nascono dai troppi debiti che nel passato si sono fatti, quando era facile fare debiti. Oggi paghiamo il conto di quei debiti. E però, perché ci sia un nuovo inizio, c'è bisogno di una cosa essenziale. C'è bisogno che si rimetta la finanza al proprio posto, perché la crisi è nata perché la finanza è uscita dal proprio ruolo ed è diventato il centro di tutto, la finanza e i finanzieri. Le bolle finanziarie sono oggi come erano un tempo le guerre. Studiando la storia, quante volte ci siamo imbattuti in passi della storia nel quale ci veniva raccontato che un errore di un generale aveva comportato migliaia di morti per errore. Quanti morti veri, imprenditori che si sono suicidati, disoccupati che si sono tolti la vita, ci sono stati per gli errori della finanza, per le bolle della finanza, che sono oggi le moderne guerre. Noi dobbiamo dire che le scelte che a livello internazionale dobbiamo fare devono riportare la finanza al suo posto. La lotta all'evasione fiscale, ai paradisi fiscali internazionali, da cui nasce tutto, devono essere l'obiettivo essenziale sul quale lavorare. E soprattutto sapere che la finanza ci vuole se la finanza è sussidiaria rispetto all'impegno per investimenti, per le imprese, le piccole e medie imprese, le grandi imprese, non se la finanza è fine a se stessa. A me viene in mente tante volte, quando penso a come è cominciata la crisi, penso che la crisi è cominciata negli Stati Uniti. È cominciata con i mutui subprime, con l'idea che si potesse
prendere a prestito tutto senza ripagare e con un'architettura finanziaria costruita in modo tale che tutti guadagnavano. Guadagnavano coloro che la costruivano, che si aumentavano gli stipendi a dismisura, arrivavano a stipendi che erano 100 volte, 200 volte quelli dei loro dipendenti, in una condizione assolutamente insopportabile e insostenibile. Era un po' la logica, a me che sono toscano tante volte è venuto in mente Pinocchio, e Pinocchio con Lodi lo fa passare, no, quella nottata nel campo dei miracoli, in cui cercano di fargli credere che mettendo il soldino nel campo dei miracoli, annaffiandolo, poi viene fuori la pianta con i soldi. E tante volte è così, e tante volte è così se la politica non fa la sua parte, se non previene, se non spiega, se non crea una condizione che sia completamente diversa e differente. Allora la finanza che va rimessa al suo posto nell'Europa del nuovo inizio, e lo sviluppo, il lavoro, che devono essere il cuore accanto al monito a non fare più debiti. Ma tutto questo funziona solamente se ci sono due concetti essenziali che io voglio trarre da un episodio che a me ha sempre colpito molto, di un personaggio che è citato nella mostra: la visione e il coraggio. Visione e coraggio che solo la politica, quando è alta, possono avere. E l'episodio, quello famoso, del cancelliere tedesco della riunificazione tedesca, Helmut Kohl, che quando si trattò di decidere le modalità della riunificazione, ovviamente il tema chiave era il marco dell'Est e il marco dell'Ovest. Era chiaro a tutti che nella sostanza non era una riunificazione, ma era una annessione da parte dell'Ovest e dell'Est. Ma era chiaro a tutti che non sarebbe mai funzionata se non ci fosse stata pari dignità delle persone, ancor prima che delle monete. E a tutti i tecnici della Bundesbank, del Ministero delle Finanze, che gli dicevano al massimo si può fare un cambio nel quale è a metà il valore del marco dell'Est rispetto al marco dell'Ovest. E tutti insistevano su quella strada. E Kohl disse no, perché qui non è questione di finanza, di regole, sono i nostri due popoli. E se noi facciamo un'unica Germania dei nostri due popoli, bisogna che i due popoli abbiano il senso di una riunificazione alla pari. E se questo non c'è, non ce la faremo mai. E contro tutte le indicazioni disse si fa alla pari. E alla fine vinse lui. Noi dobbiamo, su questo voglio concludere, rilanciare la politica alta. Non ci sono grandi scelte se non c'è la politica. E noi non abbiamo avuto esempi di gran bella politica nel nostro paese, dove ne abbiamo avuti purtroppo tanti di mala politica. Ma non dobbiamo pensare che se questo è avvenuto possiamo farcela senza la politica. Non ce la facciamo senza politica, così come non ce la facciamo con la mala politica. È uno sforzo nel quale dobbiamo tutti gareggiare, a essere esigenti, fortemente esigenti, a richiedere trasparenza, costi ridotti, responsabilità, ricambio, ringiovanimento, ma allo stesso tempo dobbiamo sapere che c'è bisogno della politica alta. E lo dobbiamo sapere perché soltanto così si fanno le scelte di largo respiro, sapendo che noi europei, secondo me, abbiamo una grandissima forza. Ce l'abbiamo noi europei, ma fatemelo dire con orgoglio, ce l'abbiamo soprattutto noi italiani. Quando mi si chiede ma come ce la faremo per il futuro, io non ho dubbi, innanzitutto non ho dubbi che ce la faremo,
Ma non ho dubbi che ce la faremo per un motivo molto semplice. Noi italiani abbiamo il culto che ci è stato tramandato dai nostri genitori, dai nostri nonni, del tempo, della terra e della bellezza. Sono tre concetti che sono nostri. Sono il tempo, il fatto che il tempo per noi non è un tempo che può correre normalmente, perché il tempo per la nostra civiltà è stato un tempo particolare. E il tempo ha voluto dire che sulla terra, su ogni lembo della nostra terra, qualcuno di noi c'è stato prima di noi. E c'è stato qualcuno che ci ha passato un testimone e ci chiede di curare quella terra perché qualcun altro verrà dopo di noi. E ci chiede di mantenere quel culto della bellezza che è il motivo vero dell'attrazione dal resto del mondo. Tutto questo non può che avvenire con un'attenzione di cura straordinaria. Un'attenzione quindi a far sì che chi fa politica si concentri su questi temi, lasci perdere i propri interessi di bottega e guardi a questo. Noi abbiamo una grande opportunità davanti a noi. Nel 2015 faremo un Expo a Milano, sarà l'unico Expo che si svolge in Europa per 30 anni, esattamente su questi temi, i prodotti della terra. I prodotti della terra legati per l'appunto alla possibilità di sfamare il pianeta, tempo, terra, bellezza. Io credo, voglio concludere su questo concetto, che è un concetto che se noi riscopriamo non ci batte nessuno, se lo teniamo nascosto rimarremo marginali. Mi ricordo sempre il racconto che mi faceva mio nonno materno, che in Sardegna faceva il dottore agronomo nel dopoguerra, e figuriamoci, dopo la guerra, dopo tutto quello che era successo, il primo compito di un dottore agronomo era quello di correre perché le amministrazioni locali gli chiedevano di delimitare i territori dei contadini, gli stazzi, come si dice in sardo. E lui correva perché aveva questo compito e chiedeva di delimitare questi stazzi dei contadini. E andava da questi contadini, e i contadini sardi da cui andava me lo raccontava come forse il più grande esempio di saggezza che mi chiedeva di portare dentro e di portare avanti, di tramandare, che gli ripetevano, senza particolare polemica ma con fermezza, come solo i sardi sanno fare, gli ripetevano: guardi dottore, lei ci avrà tutte le sue buone ragioni. Bisogna fare di corsa, bisogna fare i muretti a secco per delimitare gli stazzi. Però questi muretti a secco con i quali noi delimitiamo gli stazzi, che per lei poi sono un foglio di carta che dà al comune, sono un'opera d'arte, perché nessun muretto a secco fatto con le pietre che noi prendiamo dalle nostre montagne è uguale a quello vicino. E soprattutto perché quando fra qualche anno qualcuno lo vedrà e dirà se ha resistito alle intemperie e se è ancora bello oppure no, la risposta che si darà non sarà ma c'aveva il dottore agronomo che gli metteva fretta perché doveva consegnare la documentazione e quindi l'ha fatto un po' come veniva. E il contadino sardo che gli diceva: deve essere bello, se ho bisogno di più tempo mi prenderò più tempo perché deve rimanere e deve rimanere la bellezza di quest'opera. Io da questo insegnamento tratto molto, perché questo insegnamento è l'insegnamento di come siamo fatti noi italiani. Siamo stati forti per questo motivo e io sono convinto che per questo motivo non ci può battere nessuno se soltanto noi vogliamo farcela. Grazie. Parto dalla questione dei giovani che citava Matteo Berti prima, che è sicuramente la questione che in questo momento ci sta più a cuore e mi sta più a cuore.
La battaglia di questi primi 100 giorni di vita del governo si è concentrata su molti temi, ma questo della questione dei giovani è stato sicuramente il tema principale, il primo, ed è un tema che continuerà, perché non basta quello che abbiamo fatto. Sapete che oggi per i prossimi 18 mesi in Italia c'è una decontribuzione totale, quindi un incentivo al massimo livello per l'assunzione di giovani, e vogliamo, lo voglio ripetere sempre, perché questo incentivo per l'assunzione col contratto a tempo indeterminato, quindi la possibilità di dare lavoro che non sfoci in precarietà, come purtroppo ai nostri giovani accade, rappresenta uno degli obiettivi essenziali. E aggiungo anche, sapendo che non vogliamo su questo limitarci soltanto a un lavoro sul tema della disoccupazione dei giovani, perché so e sappiamo benissimo quanto la disoccupazione di chi non è più giovane sia altrettanto drammatica. Per questo motivo segnalo anche uno dei provvedimenti già adottati, che è già norma di legge e che riguarda l'incentivo anche qui per le imprese e per gli imprenditori ad assumere lavoratori che siano nella cosiddetta ASPI, cioè che siano, che abbiano perso il lavoro, abbiano l'ultimo sussidio pubblico durante quel periodo. Se vengono assunti da un imprenditore, quell'imprenditore può avere lui per l'assunzione quella parte di sussidio, e quindi c'è un'incentivazione all'assunzione di lavoratori disoccupati. Cito questi due temi, ma torno ai giovani, perché la questione dell'emergenza occupazionale è, secondo me, la più grande emergenza per l'uomo di oggi. E la questione, la battaglia di questi primi 100 giorni è stata non soltanto per mettere in campo misure in Italia, che adesso, da adesso in poi, sono operative e spero diano dei risultati, ma anche e soprattutto per far sì che questo tema diventasse un tema europeo. Diventasse un tema europeo in modo tale che a livello europeo si provasse a mettere in campo misure che fossero appunto misure straordinarie di tutto il continente, e tutto il continente si facesse carico della questione giovanile. Qui c'è anche un problema di natura, mi verrebbe da dire, quasi culturale. Ne parlavamo prima con Emilia e con Giorgio. La questione giovanile era centrale negli anni 60 e negli anni 70, tutti a parlare di questione giovanile. Era il grande tema, la questione giovanile. Se ripensiamo ai temi di dibattito degli anni 90 o degli anni 2000, chi ha più riparlato mai di giovani? Sono temi che nel dibattito culturale, non solo del nostro paese, sono scomparsi. E perché sono scomparsi? Sono scomparsi perché alla fine si è parlato soprattutto degli ex giovani. Il cambiamento della demografia, che ha consentito di modificare i tempi e i termini della vita, per la quale gli ex giovani degli anni 60 e 70 sono stati il cuore, il centro degli anni 90 e 2000, e ci siamo, tutto il sistema ha messo da parte la nuova vera questione giovanile, cioè la marginalizzazione di giovani, che un tempo, anche dal punto di vista del peso elettorale, erano una parte consistente della società, e che oggi invece non lo sono più, perché la demografia è cambiata, e che soprattutto sono finiti in un angolo, in alcuni paesi peggio che in altri. Secondo me in Italia c'è l'emergenza maggiore, ed ecco perché c'è bisogno di una straordinarietà di interventi, e questi interventi riguardano la scuola, l'istruzione, che deve essere messa al centro delle politiche di rilancio, per dare ai giovani quella forza per stare in un mercato del lavoro che deve cambiare, i nuovi centri all'impiego, la nuova Youth Guarantee che applicheremo dal 1 di gennaio. Questo sarà il cuore, perché quello che ha detto Matteo Berti prima è importante. C'è bisogno di fare esperienze fuori dall'Italia, ed è tutt'altro che irragionevole il fatto che il nostro paese debba anche incentivare queste esperienze da fare fuori, purché non siano biglietti di solo andata,
purché non ci sia soprattutto la incapacità del nostro paese di attrarre talenti e studenti anche da fuori, la capacità di essere in grado qui di far sì che tutti coloro che sono andati tornino, se vogliono, proprio al meeting. Si è l'intergruppo per la sussidiarietà, che il cui incontro comincerà fra pochi minuti, si è fatto carico di un bel progetto che poi è diventato un progetto di legge che hanno portato avanti vari parlamentari, Vaccaro, Vignali e altri, e che è diventato legge sulla possibilità di aiutare il rientro. So benissimo che non basta, so benissimo che il tema viene spesso sviluppato dicendo sì, ma ben altro ci vuole, ben altri temi e ben altri cambiamenti nel nostro paese. È vero, però io penso che di ben altrismo il nostro paese muore, perché il nostro è un paese che, in cui il cinismo del dire rispetto a ogni risposta sì, ma ci vuole ben altro, che è il modo col quale ci si lava la coscienza, non si fa niente e si è tutti a posto. Si critica chi fa qualcosa. E siccome l'Italia invece è un paese che è fatto di persone che hanno voglia di fare, e a me colpisce molto, vengo a quello che diceva Sara Tarantini prima, che siamo diventati un paese invece cinico, un paese appunto di persone che preferiscono stare alla finestra, criticare e non assumersi responsabilità. Un paese che invece ha fatto tanto proprio grazie alla voglia di fare dei propri concittadini, dei giovani, dei meno giovani, le arti, i mestieri, la capacità delle piccole imprese di mettersi in campo e di svolgere attività proprie, la capacità appunto del nostro paese di fare di tanti imprenditori degli ambasciatori del Made in Italy in giro per il mondo, quella parte, quella forza che dobbiamo rilanciare. Uno dei progetti del settembre è questo piano Destinazione Italia, un piano fatto di incentivazioni per l'attrazione degli investimenti che vogliamo mettere in cantiere, che in parte è già pronto, che porteremo in giro per il mondo cercando di dire l'Italia è ancora il paese per il quale vale la pena fare un investimento, vale la pena fare un investimento e soprattutto venire a viverci, venire a cercare di fare le cose, venire a cercare di capire, di esserci, immaginando che le occasioni che qui ci sono possono essere occasioni interessanti. Io su questo voglio concludere ringraziandovi ancora del calore che mi avete trasmesso e dicendovi che questo calore me lo porto dietro e lo userò nei momenti duri di questo autunno e di questo inverno, ma anche per dirvi che il nostro impegno anche su tutti questi progetti che ho citato è quello di convincere le persone in Italia e nel mondo che l'Italia può tornare ad essere una scelta di vita, può tornare ad essere una scelta di vita positiva, perché Italia è un concetto positivo. Italia, noi stessi, troppe volte la raccontiamo e ce la raccontiamo associata a fatti soltanto negativi, autolesionismo, benaltrismo. Io vorrei che tutti noi sapessimo che una parte della nostra missione, e io so quanto è importante questo per me, è cercare di far sì che invece questo sforzo di convincere gli altri a scegliere l'Italia come stile di vita è una scelta che può fare grande di nuovo il nostro paese. Sono convinto veramente che ce la faremo. Grazie.